Sali! Ma quindi che è successo? Mi hanno sparato? Lo hanno sparato, è morto, mi spiace. Davanti a te? Davanti a me. Lui ha dato una coltellata in faccia a un ragazzo di colore davanti alla polizia. Ma non è uno che gioca? Due contro uno però, Sali. Due contro uno. Siamo ritornati per Storie di Termini, oggi passando sempre davanti al mitico, al famoso McDonald's. Oh, schifa che c'era, ho visto un panino volare. De tante cose che succedono qua, la cosa peggio, ciao. Cioè, il panino. È il panino, perché tanti hanno detto, ah Cicalo, ma che è pericoloso il panino? Come un panino del McDonald's? Arriva in faccia, è pericolosissimo, rischi mille cose. Ya. Ci passi tutti i giorni per sta c***o di stazione. Vivo dove arrivano gli occhi ma non il cuore. Lasciami due spicci, so che sei pieno di impicci. Però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho speech. Copro collana dei balordi in mezzo ai vicoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini. Portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché l'altra volta, mentre stavamo a fare il video, c'è stato un parapiglia fuori al McDonald's, si sono appiccicati e uno ha tirato il panino a un altro. E a lui, in faccia! A lui è venuto l'esclamazione. Ciao! A lui è venuto l'esclamazione, occhio, c'ha un panino in mano! No, non l'aveva ancora tirato, io avevo immaginato che lo tirasse, ho detto occhio che c'è il panino in mano. La gente dice, è che è per... sì, perché stavano per lanciare. Scusa, ma tu li conosci a loro? No. Ah, non ci conosce. Albano. Ah, Albano, stai, ok, sì. Ai Castelli. Sì, Castelli Romani. Castelli di Romani. Certo. Vabbè, ti d'accordo. Ciao, bello. C'hai il locale in questo posto, sicuramente l'avrei visto di tutti i colori. Di tutti i colori, si può dire, sì. Fulcro dei Termini qua. No, si continua a vederne di tutti i colori, non è che l'abbiamo visto. Però c'è stato un grosso sforzo da parte delle forze dell'ordine. Questa volta devo dire la verità, è così. Veramente sono molto, molto più partecipi. Dopo gli eventi che poi sono stati focalizzati. Più tutelato, qui è sempre una legge che ci facciamo tra di noi, tra virgolette. Nel senso che la gente sa a chi dar fastidio. Purtroppo è il debole quello che subisce le conseguenze di questa criminalità, sottocriminalità. Però c'è stata una grossa parvenza di risposta da parte delle forze dell'ordine. Presenza, diciamo. C'è più presenza. Okay. Di questo sono veramente... Buono. Ma degli episodi che ti vengono in mente, quelli più... Bravo, l'accoltellamento? C'è qualcosa che hai assistito qua. Qui c'è stato l'accoltellamento. Accoltellamento proprio qua su sto marciapiede. È stato l'ultimo accoltellamento dei tre del libanese, del libico, scusate. Siamo qua davanti. Qui, davanti a McDonald's. Vabbè, ma è questo il fulcro, ragazzi. Sì, cioè, il fulcro è qua. Qua che tutti quanti. Ma anche il capolavoro che hai fermato qua dietro con cui hai avuto una discussione, sì, che aveva provato, no? Giusto, io l'ho seguita questa cosa qua. Lui ha dato una coltellata in faccia a un ragazzo di colore davanti alla polizia, eh? Non è? Cioè, voi avete rischiato veramente, io non ho fatto in tempo a dirvelo questa cosa qui, ma non è uno che gioca. E lui te la dà veramente. E l'abbiamo incontrato poco fa, pensa. E non gli importa se tu sei uno, due, tre. Intanto lui si fa, il suo obiettivo è questo. Dopodiché tu ti sai difendere. No, tu fai il tuo, intanto tu alterni tanti i 10 pugni che tu gli dai gli passano, ma lo sfregio diventa permanente. La soddisfazione sua è lasciare qualche cosa. E quando è successa questa cosa della coltellata in faccia all'altro ragazzo? Stampate un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. Sì, sì, perché lui è poi. Anche lui c'ha un sacco di segni addosso, le mani, il collo. No, ma noi lo ripeto, lui ha pagato pegno perché poi il ragazzo era pure corposo. Però lui, ovviamente, questa gente è debole in qualche maniera. Si difende come può, offende come può, non si difende come, sì, può, sì, perché non è una difesa, offende come offesa. Può. Scusami, l'ho espresso male. Mica lo sapevo che da poco è successo questa cosa. No, lui è veramente pericoloso. Avete scelto un cavallo sbagliato, nel senso di quelli che veramente aprono e chiudono la loro parentesi. Sì. E poi più che scelto, scelto nel senso che vi siete confrontati con una persona veramente... Cioè, problematica, pericolosa. Pericolosa, no, problematica, pericolosa. Però siccome io, come si fa a dare la coltellata in faccia e stare a piede libero? Però mica solo quella, poi a noi. Beh, poi... se sai cos'è, che i processi poi avvengono col tempo, i reati si cumulano, poi te li sconti tutti, poi se stai ancora in Italia. Però quanti omicidi devi fare per essere preso? Questa è la frase. Quante volte, perché tu vieni beccato una volta su 100, quindi vuol dire per arrivare alla somma dei 3 anni tu puoi delinquere e essere preso almeno 7-8 volte.
ma in 7-8 volte c'avevamo 10 anni. Ecco perché c'è sta questo largo margine alla delinquenza, a questo tipo di delinquenza. Perché tanto i primi tempi sei impunito. Sei impunito, ma poi ma vieni preso. Cioè il secondo mese, se sei sfortunato, ti prendono dopo 3 mesi, dopo 5 mesi, dopo un anno. Dopo 7 anni vai in prescrizione, che succede? Chissà. Quindi tu ricominci sempre da capo. Arriva il momento del processo se stai in Italia, perché potresti anche essere stato rimpatriato, potresti aver cambiato paese. Sono tante le forme, intanto loro lo sanno, come fanno qualche cosa di più grave scompaiono, non è chiaro che non ristagnano in zona. E non hanno poi nulla per pagare, perché se vai a preso tutti nulla tenenti. Ma poi chi la conosce il viso? Quanta gente vediamo, come fai a identificarli? A meno che non hanno fatto qualcosa di grave, come fai a identificarli? Da qua si spostano e vanno a Genova, vanno a Milano. Il poliziotto di zona, che è fisionomista, o gli agenti che stanno in borghese, riescono a identificarti. Ma uno che sta fuori, gli passa proprio, una volta che è passato il delitto, il tempo tecnico, del lasso di tempo ideale, che è un mese e mezzo, 2 mesi, è la cosa calda, dopodiché va in prescrizione proprio mentalmente. Sì, non è successo pure con lui, infatti. Non c'è intelligente, mentalmente, al di là della legge è scritta. È il focus, proprio poi succedono altre cose, certo. e tu c'hai attenzione su altre cose. E quello è più importante di quello precedente, perché, no? È questa la loro forza. E poi un grosso particolare, che dirò a telecamere spente, però, la soluzione. Tante cose che succedono qua non vengono ravvisate, perché i furti che fanno qui ne fanno 50 al giorno. Al giorno? Al giorno. Al giorno. Non sto di... No. Minimo. Al giorno. Ma tu non te ne accorgi, perché il furto con te stessa, ma tu te ne accorgi davanti casa. E come fa la denuncia qua? Come fai a saperlo? Chi lo sa? Lo sappiamo noi che stiamo per strada. Questa è la verità. Ma non c'è bisogno che lo dice Striscia Notizia che è pericoloso. La gente lo vede, lo sa. Chiaro che durante una fascia oraria è meno... Dove si nasconde un albero? In mezzo alla foresta, giusto? E quindi la gente, in mezzo alla confusione, trova l'ideale, no? Per lavorare. Spara una serie di chicche una dietro l'altra, no, so, dica la verità. Vabbè, la saggezza di sta tanti anni qua. Anni qui. Sì. 28 anni? 28 anni che stai qua. E quello ti ho detto, sentimo lui, che lui c'ha sempre la massima. La domanda che faccio sempre, ma perché mi interessa. Vai. In 28 anni, termini, è cambiata, sì, no, come? Era peggio prima, peggio adesso, come? Le problematiche ci sono sempre state, come in tutti i posti, come in tutti i posti. Però magari prima c'era uno che c'era più gestione, magari c'era il capetto di zona. Adesso sono tutti cani randaggi. Adesso ne affluiscono gruppi da 4-5, li vedi 4-5, che fanno spalla. E fanno, questo è quello problematico. E non rispettano neanche quello più grande o quello che magari dice, se controlla la strada, che alla fine quello più grande c'ha problemi rispetto a tutta questa piccola tendenza, perché attira la polizia. No? C'è più anarchia, no? Cioè. C'era più anarchia prima, adesso c'è stata c'è l'omertà tra di loro, okay, che si coprono uno all'altro in questo senso, ma sì, sono ciò carissimo. Quindi prima c'era più controllo anche da parte loro, il capetto c'era, adesso non ci stanno capetti, sono tutti capo branco. Avevamo sempre detto. Piccoli branchi sciolti. Sciolti. E sempre più giovani poi. Sempre tutti ragazzini sono. Perciò c'hanno addirittura nessuna paura, no, di quello che potrebbe succedere. Tanto scusa, certo. Stare qua o stare al freddo per strada o al fresco. Al freddo non cambia niente, cambia solo la location. Che cambia? Li mangiano e stanno al caldo. Ciao caro, a dopo. Come arriviamo? Tra poco ce n'è pure te da raccontare qualcosa. Scusa, fino a che ora è aperto il tuo locale? Alle 2:30. Di notte? Sì. E loro sono coraggiosi, loro sono veramente coraggiosi. Aprile 5? No, adesso alle 7, non vale più aprire presto. Noi la sera leviamo tutti, levo i tavoli, perché sennò troveresti proprio bivacco. Leviamo tutte le chance possibili per... Hai messo pure i vasi in modo tale che la gente... Sì, ho levato tutto. Tutta l'esperienza che c'hai, un consiglio a un turista per non farsi derubare, per cercare di non farsi derubare. Il consiglio tu non lo puoi dare. Già te lo danno quando arrivi in Italia, questa è la cosa brutta. Il messaggio, perché se tu guardi negli opuscoli oppure anche nelle agenzie ti dicono quando arrivi, ormai quando arrivi a Roma, so perché la mia famiglia sta in Inghilterra, okay, sto un po' tutto, ti avvertono, guardate quando arriva a termine, che cosa succede, state attenti a... Già te lo dicono da là, e questa è una cattissima, questa è una bruttissima cosa. Pubblicità, una bruttissima, tutto brutto. Perché no? Per ogni turista che viene derubato è una pubblicità di 100 persone. Madonna, quante persone 100 appena arriva, bel welcome ci abbiamo a Roma. A quanti la racconta? La somma di queste cose, l'identità, Roma è questa. Roma di notte diventa questa. Purtroppo chi è che va in vacanza? Sì, sta attento, perché papà e mamma ti devono stare attento. Il giovane pensa di saper già tutto, quindi non ascolta neanche papà e mamma, certo. Dice io sto per la strada, già so tutto.
me la vedo da solo. Ma poi che cosa succede? Chi ti insegna a stare attento a sta gente? L'ultima volta è successo, ve ne dico una, e qui vi lascio stare perché è stato derubato un ragazzo che usciva da McDonald's, è uscito qua, è venuto con la scuola, è andato a McDonald's, è uscito da McDonald's, è stato derubato da 4 ragazzi. Però hanno beccato, vedi, ogni tanto hanno beccato un lottatore di wrestling che fa football americano e ne ha sdraiati due. Però è stato, sono stati presi tutti e due. Però per farti capire, ma succede questo, che cosa vi vuoi consigliare? Perché no, quello che volevo dire è che il ragazzo, il turista, viene spensierato, no? Per quanto sta attento, viene spensierato, c'è, guarda che bella Roma, che figo. È l'eccitazione, no? Non sta a pensare che come tu ti riposi, ti rubano, grazie, ti appoggi e come ti rubano qualcosa. Lo zainetto sul tavolino sparisce. E veramente lo poggi e ti giri e te lo levano, perché questi sono... Sì, ma uno distrae e l'altro, agisce, o si crea il contatto, perché soltanto avendo il contatto puoi ottenere qualcosa. Pensaci bene. Mi dai una sigaretta? Mi offri un euro? Perché non mi dai una sigaretta? Perché non offri un euro? Sei razzista? Ma perché mi stai guardando male? E inizia il motivo di attitudine. Se io non mi avvicino a te, come faccio a delinquere? Ma devo trovare una scusa, no? O una strettoia, oppure ti inventi il contatto. Questa è l'ABC proprio, il famoso Zidane, cosa abbiamo tutti quanti. Quanti ne vuoi? Ne vuoi una ripresa? No, spiegalo Zidane, lo scambetto, davvero? Spiegalo. Insomma, questo nome Zidane, lo so, ormai questo Zidane è la forma... E l'avvicinarsi proprio, la persona perde equilibrio e quindi perde il contatto con la tasca, no? Facendo questa cosa, attento a questa cosa qui, tu perdi contatto. Ma in la due cosa... o in uno? Sempre in due? Sempre in uno si fa questo, perché questo devo fare in uno. Ciao. Perché sennò crei la si può fare da solitario, perché tu scherzi, oh come stai amico, sei turista, comincia a saltare, ricordi il calcio come si gioca? Questa qua è la cosa più vecchia che esiste qua. Zidane, ma dai, la sanno pure i bambini, vabbè, però sanno i bambini. Ma tu che zona di Roma sei? L'Alberone. Poi il problema è se è andato a Bella Monaca, la Laurentina 38, il problema è questo, no, qua. Il problema è questo, perché lì c'è sta rispetto, la gente che sta là, Bella Monaca è soltanto un nome. Ma poi voglio spacciatore. Tutti. Ci stanno i spacciatori. Ci stanno là. Però stanno io sono drogato e me la vado a comprare. Certo. Qui stiamo parlando di altre cose. Certo. Poi sei tu bravo, prendi quello lì che sta. Prima hanno arrestato un ragazzo qua davanti. La polizia agisce qua davanti, fidati, perché stava spacciando. Però quello che ruba, quello che ti colpisce, quello che ti accoltella, è quello che crea il danno, no? Colpisce l'innocente, cioè quello che non stava cercando niente. Mia, mia nonna, ma stava solo passando. Mia moglie. Chiunque. E non parliamo anche di coppie. Beh, hanno fatto un furto a due carabinieri. Un furto a due carabinieri? Basta. E divisa? No, è un borghese, però hanno rubato un portafoglio e un carabinieri, quindi Massa. Santo Dio. Non c'ha... Aspetta, ma era alto così, era alto come te. Ma vedi che la verità, guarda. Non è che hanno paura di perché della presenza. Mi allaccio tutto, ho le tasche interne e metto così e quando vado in metropolitana. Capito? No. Scusate, torno a casa senza... un po' di niente, questa è una giacca, è chiusa, non è un insegnamento, è proprio un modo di... Cioè, 28, se vogliono rubare mi devi fare la pena. 28 sennò, anni dei de termini, guarda. Non è un vanto, però... Certo. Il brutto è che è quasi la normalità, perché tu dici, ma tu non c'hai paura? Non c'ho paura, noi siamo due gemelli. Siamo abituati a questo. Spesso hai parlato con mio fratello? Lui spesso ha parlato con mio fratello, io la prima volta che dialogo con te. Fratello, ah, tuo fratello gemello. Questo è il twin. Scusa della giornata. Questo è il vero scusa. Io ero convinto che stavamo a parlare. Ma tu perché non mi hai riconosciuto prima? Sei infatti, sei identico. Massa, fratello, siete uguali, io. Forse la forza di due gemelli Massimiliano. Questa è la pianta, è finta. Abbiamo messo un po'. Lo sapevo già, il termine è folclorista. Volevo dire che mentre lui parlava, un ragazzo ha aspettato parecchio tempo, ha portato dei vestiti a Vincent, non l'ha trovato. Ah, eccoli qua. Bellissimo. Ma glieli portiamo noi. Però poi ce l'abbiamo, però io faccio la raccolta. Noi diamo tanti altri vestiti a chi se li merita, però. Un ragazzo che andava all'università aveva preparato dei vestiti, tutti nuovi, tutti lavati, profumati e piegati, tutto materiale di qualità, e ci ha chiesto di darli alle persone che ne avevano bisogno, perciò immaginate. In particolare li voleva portare a Vincent, però gli abbiamo detto guarda, tanta roba per Vincent, magari altri ragazzi che ne hanno bisogno, no gente che accoltella, rapina, fa, ma persone che hanno difficoltà oggettive, no che bevono. No, però per dire che è capitato che magari qualcuno ci portasse una busta di vestiti sporchi, macchiati, bucati. Ok che uno è senza tetto, ma perché dovremmo farlo essere ancora più senza tetto e senza dignità portandogli lo scarto dello scarto dello scarto, tra l'altro tenuto male?
Italia. Box. Viva Italia. Voilà. Voilà. Sì. Vieni, vieni. Vieni con noi, dai, cammina. Vieni, andiamo. Fatta ridare il pantalone, fai completo. Camminiamo, vieni. Come ti chiami? Mi chiamo Amin. Pensavo che mi fate vedere al mondo a spacciatori, a queste cose, capito? No, noi chiacchieriamo con tutti, indipendentemente dal mestiere, indipendentemente dalla religione, indipendentemente da tante cose, però parliamo con tutti. Tu da dove vieni? Vengo da Tunisia. Sei molto giovane. Sì, ho 19 anni. 19 anni? 19 anni. Sì. E sono di Perugia e abitavo a Torbella Monaca prima, 2 anni fa. Cioè, da quanto è che stai in Italia in tutto? 3 anni e mezzo. Ma con chi sei venuto qua? Da solo. Da solo? Sì, sul mare, sulla barca. Sulla barca. Sì, ci vuoi raccontare il viaggio? È stato duro? Rispetto ad altre persone non è duro perché ho fatto 12 ore al mare. Non è tanto. Rispetto ad altre persone, c'è chi fanno una settimana al mare senza mangiare, senza niente. Senza mangiare, senza. Sì, sì. No, è lei. È sempre lei. Ci sto ancora, Italia! Ci sto ancora, Italia, amore mio. Bella, bene. Ciao. Ciao, fratello mio. Ma abbracciamoci, mannaggia la miseria, grande. Grazie, regà. Quindi ci sono, prima di raccontarci la tua storia, amici tuoi che hanno fatto viaggi in barca per una settimana senza mangiare, sì, senza cibo, senza... Sì, sì. C'è anni che ancora non hanno... hanno persi al mare, non c'è più. C'è gente che è morta, sì, nel mare. Sì, non sappiamo niente da quando usciti, capito? Una volta usciti non li hanno più ritrovati. Sì, sì. Tu sei venuto... Da poco, questa cosa da poco, da poco tempo, da 24 persone su una barca di 7 metri, capito? Sono morti. Non sappiamo niente, né arrivati né no, hai capito come? Porca miseria, ma dimmi una cosa, e tu... Piccoli, giovani, tutti giovani. C'è giovane, 15 anni, 14 anni. E tu, sì, quando sei venuto qua, se c'eravamo 19? Sono venuto 16 anni. 15, sì, 15. Ma tu sei partito, chi l'ha deciso? I tuoi genitori, tu hai parlato con loro? Io sono uscito da solo per uscire, perché non c'è futuro lì. E non mi piaceva a scuola, non mi piaceva fare niente. Guardo generazioni più grandi di me, che non hanno trovato lavoro, vanno per strada, capito? Fanno spazio, fanno la stessa cosa, qua c'è là. Sì, però qua c'era un po' più speranza per trovare lavoro, capito? E pagano di più, là puoi lavorare in camerieri ti pagano con l'euro, non so, 100 euro al mese. C'è tanta povertà, c'è più povertà. Sì, 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 è tanta. E tu che hai fatto? Un giorno sei andato dai tuoi genitori e hai detto mamma, papà, io voglio andare in Italia. Sì. E loro che ti hanno detto? Prima non hanno d'accordo, hanno detto no, non vai nessuna parte, ancora sei piccolo, capito? Volevo uscire, capito? L'ho detto va bene, famo che esco con l'aereo è meglio, famo che vado a vacanza come turisti e poi, capito, poi rimango qua. Hanno detto va bene, abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto il consolato, tutte queste cose, tutte. 3 anni che non vedi i tuoi genitori? Sì, sì, sono andato ai miei genitori e ho detto basta, io devo uscire per forza, non rimango, non aspetto né. Rione devo esco anche. Ma mo qua anche stai lavorando? So plastica, un bottiglia di plastica e io vado normale. Ma mo stai lavorando qua? Sì, sì, sto lavorando a Perugia. C'ho il mio cugino, c'ha lavaggino, lavoriamo insieme. Ai lavaggi? Sì. Lavaggino c'ha. Sì, sì. Qua a Roma sei venuto qua così in vacanza 2 giorni? No, sono venuto per tirare documenti. Ah, sì, sì. Ok, sei venuto qua apposta da Perugia. Sì, sì. Ah, quindi tu vivi a Perugia, non vivi qua a Roma? Sì, adesso c'è pure il fiumino del Perugia. Forza Perugia Calcio. Perugia Calcio. Ti manca a casa? Sì, mi manca tanto, mi manca il profumo di mia casa, mi manca mamma tanto, a papà, le sorelle, il cugino, tutti, la mia zona, il quartiere, non so. Ma tu pensi di tornare a casa tua con dei soldi, con un lavoro o pensi che non ce la farai? No, no, non è così. Io penso di venire qua, di fare una vita, fare una famiglia, vivo normale, lavoro normale, pago l'affitto e vivo normale. Non voglio che sarò miliardario. Miliardario, no. Vuoi essere normale, un normale lavoro, un normale casa e famiglia.
Tu parli ad altri gente che pensano lì, in Tunisia, veramente noi quando eravamo in Tunisia pensiamo che l'Italia è un'altra cosa, capito? Sì, non pensiamo così, perché gente che hanno venuto prima non dicono così il vero, dicono solo, non dicono così il brutto, dicono solo così buoni, capito? Sì. Capito? Quindi voi venite qua vi immaginate e poi meglio, noi piccoli, i bambini pensavamo che wow, l'Europa, capito? E no, invece non era soldi per terra, capito? Devi lavorare, devi. Non so. Non era una mancanza di rispetto nei vostri confronti, eh? Aspetta, niau. Quindi dall'angolo più pericoloso di Termini si fanno delle foto stile giro. E che non si dica, vedi, guarda che si riconsegna il telefonino, guarda nell'angolo più pericoloso di Termini. Grazie, ragazzi. Ragazzi, danno i sconosciuti cellulari. Oggi vuoto, ragazzi. Grazie. Saluto al mio fratello che sta in galera. Ho detto che spero che esci presto e saluto al mio quartiere in Tunisia e saluto al mio quartiere a Perugia. Ah, e saluto a Torbella Monaca 64 Ferro di Cavallo. Però speriamo che esci presto. Da quanto tempo ci sta? Non so, da 6 mesi. Gli facciamo un augurio di presta libertà, si dice in Italia. Torna a Perugia e non ti perde nei meandri dei Termini, che questa è la via più pericolosa. Per esempio, te come ti chiami? Mammatta. Come? Mammatta. Mammatta, di dove sei tu? Io sono cediano. Sei italiano? Cediano. Cediano del Chad. Scusa, te volevo, perché poi se ti dicevo... Il Chad è uno stato africano, sta al centro Africa a memoria. Bravo. No, lo sapevo solo che avevi parlato basso e non t'avevo capito, scusa. Ora ho capito. Senti, da quant'è che sei qua in Italia? Più o meno 2 anni. Trovo abbastanza bene, diciamo. Diciamo? Sì. Ma tu stai qua in giro per Termini perché lavori qua o perché vivi qua? No, io vivo qua e lavoro qua. Ah, lavori qua? Dove? Lavoro a Terra Argentina. Che cos'è? È un facchino. Un facchino? Sì. Aiuta a portare valigie, sì, bagagli. Sì. E quanti anni c'hai tu? 25. Ah, sei giovane, che grande che sei. Giovane, sei già vecchio. Ma che vecchio, a 25 anni. Sì, 25. Ciao. Tutto a posto. Grandi. Tutto a posto. Come sei venuto qua? Com'è stato il viaggio da casa tua qua? L'ho fatto, però è stato un po' difficile. Ce lo vuoi un po' raccontare? Scusa, se tu sei vecchio, io che so? Sei decrepito. Un po' vecchio, e lui c'ha 50 anni. È vecchissimo. Senti, dimmi una cosa, no? Ma già, che sono vecchissimo. Per testimoniare, no, l'esperienza, ciao. Di vita, no? Tu a 25 anni. Quindi 2 anni fa hai fatto solo, c'hai 23 anni, sei giovane. Noi magari qua a 23 anni la gente ancora si fa preparare la colazione dalla madre e te hai dovuto fare un viaggio duro. Quindi per questo è un insegnamento a chi ci guarda. Quanto è durato il tuo viaggio? Il mio viaggio è durato più o meno 2 anni pure, che non sono direttamente venuto a Libia per attraversare il mare, però sono andato a un altro paese. Due altri paesi, poi sono venuto a Libia, ho stato un anno e poi... Cioè tu sei stato in Libia? Sì. Ma mica in quelle prigioni che ho visto? Ho visto tante cose. Porca misnocia, devi raccontare. Ma la Libia è stata sempre un porto poi per sbarcare in Italia, per buona parte dell'Africa. Sì, io sono una persona, sono cediano. E posso essere pure un libiano, perché i cediani con i libiani sono fratelli. C'ho i famiglia in Libia. In Libia per me non è stato così difficile, però quando ho spostato da un'altra città, pure i libiani si spostano dal città a un'altra città è un problema, perché i libiani hanno frontiere. Sono i libiani, diciamo, di Roma. Un esempio, di Roma per andare a Napoli è un problema, capito? Ma hai subito delle violenze, delle difficoltà così? Difficoltà ci sta. Ma pure fisicamente? Fisicamente tutto ci sta. Ma ammazza così, veramente? Poi vedo che lui è un po', abbottonato, perché immagino che non è neanche facile, che mi ha detto c'hai i parenti in Libia. Magari adesso raccontare certe cose potrebbe essere anche controproducente, capito? Allora fai bene a stare un po' abbottonato su sta cosa di quello che succede in Libia. Dobbiamo essere più precise di cosa volete sapere, così posso spiegare, però cioè, ho visto tante cose, Dimmi le cose più brutte che hai visto. Le cose più brutte che ho visto. Che ti vengono in mente? Allora, stavo camminando con il mio amico, ci stanno i poliziotti, non sono poliziotti, diciamo milizia. Militari. No, non è militare, milizia. Cioè, è un gruppo che prende l'arma e dicono noi siamo... Ah, milizia. Sì. Ok, non so, quindi militari ufficiali, ok. E questi cose
cosa qua, ci ha fermato, noi abbiamo la macchina, il mio fratello sta guidando e poi ci abbiamo pure noi, in Libia può essere una persona, diciamo, che difende a se stesso, quindi dovresti prendere pure tu un'arma, quindi noi abbiamo l'arma, loro hanno l'arma e loro sono tante. Il mio amico, lui non vuole, abbassa la testa. Ha detto non ti già. Loro hanno chiesto il chiave della macchina solo. Ah, quindi vi stanno a fare una rapina, avevano chiesto la chiave della macchina. Sì. Però loro erano armati anche loro, anche nel senso che loro così girano armati. E Libia giri armato normalmente tutti. Alcune persone, non tutti, però alcune persone possono, perché se lo può permettere. Gli africani, tipo come noi, di altri paesi, non possono camminare neanche con il coltello. Però noi sentiamo come libiani, anche noi abbiamo arma. E ci hanno chiesto il chiave e io ho detto guarda, la macchina qua lì in Libia non è così caro, non è così difficile di trovarlo, dagli, perché non siamo troppi, loro sono troppi e non perdiamo la nostra vita per niente. E poi dopo il mio fratello, il mio amico ha detto io non do chiave a nessuno, perdo la mia vita e non do chiave a nessuno. E poi alla fine è finito questo. Cioè, voi l'avete messa sul giocare la vita per l'automobile. Ma quindi che è successo? Vanno sparato? Lo hanno sparato, è morto, mi spiace. Davanti a te? Davanti a me, l'ho visto così. Sono andato a prenderlo e sto parlando con lui, stai con me, non andare via così. E poi dopo, diciamo, 5 minuti non andare così via e invece sì, è morto. Ed è morto un braccio. Porca miseria. È quello cosa è più brutta che ho visto. Ho visto le persone che si bruciano le persone, ma non è stato così difficile. Il mio amico, che stiamo insieme, bruciano le persone. Sì, bruciano le persone. Non lo sapevi? No. È la prima volta che senti queste cose. Hanno bruciato tante sono persone. Sono un semplice fighter italiano romano di 20-30 anni. Non, queste cose non le sapevo. Pensa che in realtà viviamo, no? Stesso anno 2023, ti sposti leggermente a 200 km verso destra, verso sud, cambia così l'atto di civiltà, cambia il mondo. Morti ho visto quando ero piccolo, il mio paese. Sono venuti i robeliani, 2018, i robeliani sono venuti nel mio paese e hanno fatto un macello. Hanno ucciso tante persone, ho visto morto tantissime volte. Porca, ci credo che vieni qua in Italia, dici, qua per te almeno è un posto civile, sereno. Qua stai bene, dico ormai. E sto bene, diciamo, fisicamente, ma mentalmente non sto bene. Ma la testa si ricorda tutto quello che ha visto. Questo qua è passata, prima non riuscivo a dormire e pensavo sempre a questa cosa. La prima volta che vedo le persone che sono morte è stata una notte difficile, non è una notte, una settimana, diciamo. E poi dopo è normale, quando sono venuta in Libia pure vedo le persone muoiono per strada, diciamo. Io vedo solo le ossa della testa, così. Ma così per strada? Per strada. E per me è normale. Per me è normale, perché ho visto prima. Quindi, qua in Italia, diciamo che sto abbastanza bene, come dicevo prima. Però ti sono rimasti i ricordi di tutto quello che hai vissuto. Ma questi qua, io sto dimenticando queste cose qua, ma... Hai capito? Hai capito perché quando mi ha detto c'ho 25 anni mi ha detto no, io sono grande, sono vecchio, ci credo, con quello che hai vissuto, c'hai 25 anni, ne hai viste le cose. C'è la fidanzata qua? Diciamo. Sì, è italiana? È romana, non è italiana, è romana. Ma è come prima, mi hai fregato a me. Lì è Libano, Libia, Africa, non ci ho più capito niente. Se tu sei un paese che non hanno da mania, ho fatto voi vivi là. Come vivete insieme lì? Libia è buono, amico. Già c'è poverità, andate voi gli africani lì perché? Andate in Europa. Perché l'Europa? Tanti africani. Libia è troppo soldi, amico, capito? È troppo soldi. Due contro uno, però sale. Due contro uno. Aspetta, è tranquilla. Perché parlato Libia non buono? Perché? In quel bell'arabo, sono il video.
انت حكيت على المسلمين اخواتك الايطاليين للايطاليين عرب لا 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 ما تقولش هذا احكي مع البي عرب عرب انا المسلم انا المسلم مش الايطاليين نقول لك اللي شفته انا سالي استاشنال يا حبيبي مسلمانو 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 توتي فراتيلو اوكي اخويا 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 كبير برري برري كي ليبيا كي لي الجنتي دي ليبيا نون اي بوني بيركي فوي سيتي برافي ايكو ادسو ستانو 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 ال ميو بايز ال كابيتال دي تونسيا ستانو اوروبا ستانو تانتي تانتيسيمي افريكاني استرادا رزبي بيركي اسكوتا بوسيلي نو يوز مسلمانو مسلمانو 100% الحمد لله يا ربي الحمد لله فراديلو نسالك سؤال تجاوبني نسالك سؤال تجاوبني نسالك سؤال ازاي انا بارلاد مع الرجال اسمع جاوبني هلا خلي يسال واحده واحده دم 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 لا انا لازم تجاوب لازم تجاوب اسكت سونيتو كوا اسكت اسكت متي باش قرسي سمي لا 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 بارلاد مال يا قوا يا قوا tu parlato a video libia non buono la tutti persone mali a libia mor capito scusa posso capire una cosa capito والله capito اسمعني اسمعني اسكت اسكت posso capire una cosa ma posso mettere mezzo aspetta lui è tunisino perché sta adesso dicendo hai parlato tutti arrabbiati con la Libia da quello che ho capito Libia fratello Libia no lui si sta arrabbiando perché lui ha parlato male della Libia no lui con l'altro però prima lui ha detto pure lui ma perché perché ti dico io perché lui ha pensato che io sto parlando male del Libia no. Ma io sto parlando di quello che ho visto, no? Esatto. Però lui io 5 anni a Libia, capito? Io 5 anni a Libia e troppo soldi. Io a Libia, macchina, casa. Questo, amore, non è un problema, capito? Questo non è un problema. Tu hai parlato Libia non buono. Adesso no, la libiano visto la video a Facebook la tutti mali morti, capito? Io no. Io capito sicuro ti dico a me nessuno a me nessuno mi fa male a me nessuno mi fa male a tutti i fratelli musulmani non musulmani la tutti i fratelli no raga ma non è no tranquillo ascolta mi stanno a chiamare da un'ora che sta a chiamare questa ragazza una cosa posso dire no Allora, se vi ricordate le menate, no. Dai, su. Sahbe. Oh, tutto a posto. Lui amico no. Ecco, bacetto, no, occhio, no, occhio alla cuffia. Lui sta con noi, amici, fratello. Lui poi non ha parlato male della Libia. Lui ha detto quello che gli è successo. Una cosa brutta a Termini. Non è che l'Italia è brutta. È successa una cosa, capito che voglio dire? Mi so non so se io potrò dire. Capito. Sicuri, non è voi me menate, no? Pure io parlo male dei Termini, ma io voglio bene a Termini. Italia number one, ok? Viva la Papa e viva la Calitas, ok? Viva Tunisia, viva la pace. Oh, quello è grande. The world. Oh, quello è grande, mi raccomando. Boh, mi se giro dai. Botte, no, perché noi siamo ciao. Comunque, non è giro da Crespanza. Il famoso angolo pericoloso dei Termini può anche essere un angolo di dibattito, dove si crea un dibattito, si fa parlare le persone. Devo capire perché loro si sono infervorati così. Perché quando lui ha detto che lui c'è stato 4 anni e capito, è stato bene. Ma tutte e due, no? Tutte e due si sono come se la Libia fosse uno, la patria. Uno ha capito che stava parlando male della Libia. In realtà lui ha detto: io ho raccontato quello che ho visto in Libia. Come tu hai detto, io ti parlo di Termini, ma io non dico che Termini è una merda, dico che succedono delle cose a Termini. Come ma io ma le non ho dico viste per a Termini tutta l'Italia, perché lui poi hanno parlato perché parli male degli arabi, capito? Sì, diciamo che ci sono dei momenti in cui c'è un po' di nazionalismo, sono le persone che magari si possono pure infervorare. Uno dalla Tunisia, uno del Marocco. Chad e uno del Chad. Che c'entra la Libia? Forse perché sì. La Libia è il posto da dove partono spessissimo le navi per portare i clandestini. Questa qua, via Mendola, è stata una delle vie più problematiche in questi giorni. Ci sono stati arresti, ci sono stati problemi, ci sono state risse. Anche bottiglie qui rotte per terra. Sì, ma anche qui c'è un'armeria, perciò un luogo che vende articoli militari. Anche qua ci sono stati casini inenarrabili.
e proprio qua su questo scalino hanno portato via ieri un paio di persone, vi ricordate? Cioè, purtroppo qui dopo le 6, le 7 è terra di nessuno, i negozianti ci hanno paura, le bancarelle vanno via, chi vende profumi c'ha paura. E qua ci incrociamo con via Manin, questa è un'altra via molto problematica, abbiamo detto tantissime volte. Un punto veramente critico è qua. Stangolo qua, il tabaccaio, questo è proprio critico. Sì, tutto, scippi, momenti di tensione. Infatti la cosa buona che facevano fino a qualche tempo fa, ogni tanto qua mettevano il blindato. Non è che ti risolve il problema, però... lo so, dico, non è che ti risolve il problema, però, capito, alla fine... Attenzione però, dai. Certo, perché purtroppo, nel bene o nel male, guarda lì che roba. Quella è roba da guerriglia urbana, oh, bottiglie, sassi. Che scherzi. Poi uno dice no, ma noi l'abbiamo messi là per sederci e tutto. Però in qualsiasi momento sta roba diventa pericolosa. Per ogni negozio chiuso è un degrado che si va a formare. Se invece i negozi fossero sempre aperti e mettessero le piante, mettessero le telecamere, controllassero tutto quanto, sarebbe tutto perfetto. Guarda, guarda, di là stanno a mandare via militari e polizia insieme, vedi? Probabilmente stava rubando. L'ho visto proprio la scena, che l'hanno proprio mandata via, che stava dietro a un turista. Quello non se n'era accorto, guarda, pure quegli altri l'hanno adesso fermati. Loro, a differenza degli altri, si fanno vedere meno. Sono molto più fugaci come cosa, no? Poi la cosa bella è che hanno la tecnica dell'elemosina. Loro si avvicinano chiedendo l'elemosina, per esempio, una delle cose... Grazie. ...della serie da... Ci vogliono uccidere. Queste famose strisce non le può vedere nessuno. No, ma no. Strisce vetrone, rifatti io a Colle Salato. Ciao. Ciao. Tutto, tutto bene. E qui ci sono parecchi giacigli, vedi? Sì. Sì. Ciao, ritorno via. Chi? Ma quale? Quello grosso? No. No. Ah. Di andare via, naturalmente. A Faraone. Però io... Vabbè, gliel'ha chiesto a Faraone, allora sì. Faraone è più bullizzato della rondina. Cioè, Faraone alla fine, uno è grosso, combatte, si allena e tutto quanto. Ed è quello che viene più preso di mira dai cattivi, praticamente. Perché dicono, se devo buttare giù, butto quello grosso. Perché devo buttare giù quello piccolo, capito? Ciao. Ciao. No, questo vai, è l'eroe. Comunque no, l'eroe in gonna lo vorrei dire. Cioè io vorrei fare una domanda. È scozzese. Questo è scozzese, fratello. È un grande. Scozia? Grande. Grande. Sorry. Sorry, one question. Non c'ha freddo, chiedi un po'. Cold. No. 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 You are strong. No cold. No cold. This is not cold. No cold. This is not cold. Summer. Now is summer for you. Snow. Nella sua città c'è la neve adesso. Which city of Scotland? I'm from Edinburgh. Edimburgo. Thank you. Nice bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Take care. Vedi. Guarda. Ehi. Hey. Grande. Però non l'avete visto, ragazzi, un abbraccio come se vi conoscessi. Guarda, guarda, ancora, ancora, ancora. Ancora, so. Si sono viste le chiappe, però. Grande. Che grande. Ti fai il caffè qua così, eh? Sì. Oggi ho finito, grazie. Ha finito il gas? Sì, ho fatto questo tartone, in legno. Ah, qui hai fatto quell'altro fornello, cioè hai messo la brace sotto e hai scaldato. Sì. E questa è la macchina del caffè che ha scaldato e lì ci sono i fondi, il filtro. Sì. Qui hai preparato tutto. Sì. Beh, dicevo, piuttosto che spendere bar ormai in euro e 20, in euro e 50. Barbone per quello che... Sei barbone. non moneta. Dormi qua questa non notte. È moneta. Sì. Dove tu dormi qua? E io dormo Piazza Venezia. Piazza Venezia. Ah, beh, più strada. Tranquillo. Strada, sì. Venezia. Da dove vieni? Dall'Etiopia. Dall'Etiopia. Quanti anni hai? 44. Ammazza, oh, è un pupo, guardalo. Ti porti bene? Da quant'è che stai qua in Italia? Da 2004, però 8 anni ero via in Inghilterra, 8 anni dopo sono tornato qua. Qua 11 anni. Ma hai sempre fatto la vita di strada? Adesso che sono sulla strada, è stato un anno sulla strada, da 2022 Capodanno. Prima ero a lavorare, 2018 che...
sono uscito dal lavoro per colpa di ingiustizia, perché ho avuto problemi in Inghilterra dal 2012 e dopo mi sono liberato nel 2017. Ah, sei stato in carcere? No, senza colpa sono le persone grosse che erano dietro di me. Pezzi grossi, pezzi i capi? Grossi. I capi, i capi, i capi e quelli che... Quelli con i soldi. Con i soldi. Mi hanno preso, portato all'ospedale, psichiatria. TSO ti hanno fatto? Senza motivo, è flebo, è punture, senza, per colpa di quel problema d'Inghilterra. Sì, tornitore manuale sono specializzato, ma quello controllo numerico non sono perfetto. Perfetto, vabbè, sono cose che poi si imparano. Cammino fino con Leopio, Caritas, a mangiare. Ah, viene a mangiare con Leopio la Caritas. Caritas, e dopo da Caritas mi fermo a riscaldarmi il sole, perché quando ho soldi giro. Ma chiedere quando... l'elemosina per avere i soldi? No, non chiedo. Disoccupazione non posso chiedere perché ho lasciato il lavoro me stesso. Va bene, grazie, grazie di tutto. Grazie, buona, ciao, buona continuazione. Ciao. Grazie. Vi leggi il cattivone? Un'altra volta. Va bene. Che è rimasto? No. Oh, un cretino sei, proprio per te, per terra a terra. No, però, fratellone mio. Tatuaggi in faccia. Facce proprio da sudamericani, proprio. Bruce Lee Termini. Facciamo subito il video. Bruce Lee Termini, sei, fratello. I peggiori carceri del Sud America. Con loro sì, sono credibili. Ma loro sono nati in Italia. Sei filippino? Vabbè, scusa. Vabbè. Ok. Domandone, fratello. Che vuol dire questo qua, se ce lo puoi dire? Senza te. Senza te. E non mi dite che non c'avete precedenti tutti e due. Ah, c'avete? Io sì. Lui c'ha la lacrima pure, dai. Pure per lui ce l'ha. No, sa? Ma tu non sei filippino, però. Peruviano. Peruviano, me si vede. E io mo sto a lavorare al cantiere. Faccio i canali per l'aria. L'aria condizionata. Vedi, cambiato vita? Sì, c'ho una bambina. Per quello ho cambiato. Di che zona siete? Prima Valle. Prima Valle, l'avevamo fatta prima Valle? Sì, l'ho visto. Grande, grande. Sono nato a Roma. Nato a Roma, perciò non sei, sei originario delle Filippine, cioè un genitore o due genitori delle Filippine, sì, 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 ma tu romano. A... Sì, sì. Che ti ha portato a sbagliare a Prima Valle? Diciamo il quartiere o tu o la testa tua? Beh, più la testa mia, perché non mi andavate a una scuola, lavorate, fa niente. Pure la gente con cui uscivo. Però dice, hai sbattuto la testa e ora sei cambiato, aspetta. E a 18 anni pure sono entrato a Regina Celi. Basta poi. Mi hai fatto sia meno dire che... Però io immagino che ai tuoi genitori hai dato un dispiacere, anche perché la comunità filippina è una delle più rette in assoluto, cioè la precisione dei filippini in Italia è a livelli altissimi. Cioè io ne conosco diversi, sono veramente tutti grandissimi lavoratori, persone educate, non c'hanno una multa, precisissime, sì, sì. Precisi. Sono i giapponesi in Italia, dimmola così. Sì, è vero, tranne me. Tranne te. Vabbè, tu sei romano. Due ragazzi si volevano salutarci, fare la foto, sì, cosa volete fare? Grande, messi in mezzo nel video, trattati come, capito, pregiudicati, criminali, fece, invece no. Due lavoratori che hanno staccato adesso? No, sì. Ma anche la capacità di staccarsi dagli errori e prendere la cosa in mano e andare a lavorare, perché, regà, non è facile andare a lavorare, tornare con le scarpe sporche, magari stanchi. A che ora siete andati a lavorare stamattina? Alle 7:30. Alle 7:30 di mattina, e che ore sono adesso? E 6. E devono ancora tornare a casa. Cicalone alle 7:30 sta alla prima ora, cioè ha voglia prima che si sveglia. Qui da Termini chiudiamo anche questa puntata di Storie di Termini. Sono le storie delle persone che transitano, che vivono e che incontriamo a Termini. E perché poi Termini è nazionale, potremmo fare un quartiere ed è locale di Roma. La stazione Termini è di tutta la nazione, perché tutta la nazione transita per la stazione Termini. Detto questo, salutiamo e ci vediamo al prossimo storia. Video. Ciao a tutti. Ya. Ci passi tutti i giorni per sta di stazione. Vivo dove arrivano gli occhi ma non il cuore. Lasciami due spicci, so che sei pieno di impicci. Però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho spicci. Copro collana dei balordi in mezzo ai vicoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini. Portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché puzzo, bastardo. Lo so ti sto sul c***o. Spesso non mi capisci perché sto ubriaco marcio. Dormo a terra come stracci. Non ti chiedo di stare nei miei stessi panni. Però due vestiti puoi regalarmeli. Odore di c***o.
Bistra, cartoni alcolici, per favore spostati, non sporcarmi il barberi. Non batto fiacca, business dentro i piani alti. La mia professione è difendere i bugiardi. Guardami mentre mi spoglio, non zi non mi vergogno. Toccami lo zainetto e giuro che ti sfondo. Non fate gli affamati che siete figli di papi. Per sto zaino io so Totti e lui è la mia Hilary Blasi. Chissà dentro allo zaino, dimmi cosa ci avrei messo. Tutti quanti reati e il vino da un litro e mezzo. Io non cerco problemi perché il mio tempo è denaro. Tu invece stai seduto e passi tutto il tempo a chiedere. Lo sai. Ogni giorno qua è una guerra senza armi. E dammi una sigaretta, moriremo tutti quanti. Dammi un accendino, ti sembra un poco strano. Con il mozzo faccio il fuoco, mica un altro focolaio. È terra di nessuno, è patria nostra amata. Ma ci vivo da 30 anni e non mi danno una casa. Ma perché ti lamenti, stai vivendoci in Italia. Dormi dentro la metro e tutto questo non ti basta. A differenza vostra, siamo pronti alla morte. Coi fratelli miei anche nella cattiva sorte. Puoi farmi domande, io risposte non ne ho. Guardo sto cielo e strillo perché Dio la creò.